I podcast di Angela Cialone, per essere sempre aggiornati su fisco e lavoro. Bonus mobili ed elettrodomestici. È riconosciuta una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Quali sono questi beni agevolabili? Mobili nuovi come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli e sedie, comodini, divani e poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Quali sono invece i grandi elettrodomestici nuovi? Devono essere di classe A più i frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e condizionatori. Devono essere di classe A i forni e i forni a microonde. Una piccola puntualizzazione. Dal 1 di marzo 2021 per i frigoriferi, le lavatrici, le lavastoviglie è in vigore una nuova etichetta energetica, le cui classi dalla A alla G non corrispondono alle vecchie classi, quindi bisognerà attendere un chiarimento oppure chiedere con la nuova etichetta a quali classi corrispondono. Parliamo ora dei requisiti. La fruizione della detrazione è strettamente collegata alla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio su unità immobiliari residenziali. Qui faccio riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 11 del 2014. Acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 2016. Si doveva trattare di un intervento che dava diritto alla detrazione del 50% e quindi, a prescindere dalla data di inizio lavori, le spese dovevano essere pagate dal 26 di giugno 2012. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, il plafond di 10.000 euro doveva essere calcolato considerando tutte le spese sostenute dalla data di entrata in vigore 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Cosa succede invece con gli acquisti di mobili elettrodomestici dal 2017? Per gli acquisti effettuati a partire dal 2017 è richiesto che l'inizio dei lavori non sia anteriore al 1 di gennaio dell'anno precedente. Per individuare la data di inizio lavori si può fare riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute e quindi alla comunicazione preventiva alla ASL o, qualora non sia stata necessaria nessuna autorizzazione, è sufficiente un'autocertificazione. Con riferimento al bonus collegato all'acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da un'impresa di costruzione o da una cooperativa edilizia, per data inizio lavori si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile e non rileva l'avvio dei lavori da parte dell'impresa. Qui faccio riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 19E del 2020. Il limite di spesa e altri requisiti. Per gli acquisti effettuati in ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del limite di 10.000 euro vanno considerate le sole spese sostenute nell'anno precedente se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Però attenzione, per le spese sostenute nel 2021 il limite di spesa è innalzato a 16.000 euro. Questo innalzamento del limite di spesa da 10.000 a 16.000 per il 2021 dovrebbe consentire al soggetto che nel 2020 ha raggiunto il limite di 10.000 con riferimento ai lavori iniziati nello stesso anno e quindi di disporre di ulteriori 6.000 euro effettuando una nuova spesa nel corso del 2021. Con riferimento alla tempistica di sostenimento della spesa, non rileva la data di pagamento delle spese di ristrutturazione ed è necessario che i lavori siano avviati prima del pagamento delle spese di arredo. Il bonus arredo non è ammesso qualora l'intervento edilizio consista nell'acquisto o nella realizzazione del box auto. Il bonus arredo è ammesso qualora l'intervento edilizio consista nella sostituzione della caldaia in quanto tale intervento è stato ritenuto una manutenzione straordinaria. Ancora, il bonus arredo spetta anche in caso di acquisto di immobili facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione
e ristrutturazione, inclusa l'ipotesi del cosiddetto sisma bonus acquisti. Qui faccio riferimento all'articolo 16,1 septier del decreto legge 63 del 2013, nonché per gli interventi per la costruzione o il ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi per i quali spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. Giustificativo di spesa e modalità di pagamento. L'acquisto deve essere documentato da fattura o da scontrino parlante dalla quale risultino la tipologia degli acquisti. L'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente affermato che non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da Banche Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia, sto parlando del bonifico soggetto a ritenuta. Oltre che con bonifico è consentito effettuare il pagamento anche mediante carta di credito o bancomat, ma in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta, come risulta dalla ricevuta. Non è consentito l'utilizzo di assegni o per contanti. La detrazione è ammessa in caso di pagamento con bancomat e carta di credito, anche se lo scontrino fiscale non è parlante, ma c'è corrispondenza tra lo scontrino e i dati bancomat dell'esercente, l'importo, la data e l'ora. Qui faccio riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate del numero 11 del 2014. Se ti è piaciuto questo podcast, iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fisco e lavoro. Hai domande, curiosità, argomenti da suggerire? Scrivimi al commento sotto questo podcast. A presto!